Che si attiva, ecco, possiamo partire quindi con l'intervento dell'avvocato Sara De Micco, che adesso c'è tutto un ritorno. È successo qualcosa? Ok, Mio? sì, c'era un ritorno. Non so, proviamo ad andare avanti. Che appunto per noi è un po' la parte qualificante è molto specifica di pensare a una presa in carico del giocatore d'azzardo e della sua famiglia. Anche nelle altre forme di dipendenza illegale può avere una sua legittimità di intervenire, ma certamente la tematica del disturbo da gioco d'azzardo si è caratterizzata come davvero emergente e davvero sollecitare la necessità che anche un avvocato preparato sul tema, anche da un punto di vista psicosociale, psicosociosanitario, sia in interlocuzione con l'equipe. Perché, come avete potuto capire in queste giornate, ci sono degli aspetti della patologia che hanno dei risvolti sul piano giuridico molto molto rilevanti. Quindi questo è il motivo per cui in un corso base abbiamo pensato l'intervento dell'avvocato De Micco, a cui adesso lascio senza ulteriori indugi la parola. Grazie Daniela, è sempre bello ascoltare, anche ringrazio anche Anna, perché anche se noi siamo abituati ad ascoltarci tutte le volte gli interventi, per quanto connotati dai medesimi criteri di professionalità, serietà e di come dire, coerenza l'uno con l'altro, tuttavia ci aggiungono sempre un pezzettino in più e ci fanno sempre riflettere, soprattutto quando a parlare sono gli operatori sociosanitari, ad ascoltare è, come nel mio caso, un legale, un giurista. In realtà ci sente dalla sala di fianco anche l'avvocato Ferrari, che però non può stabilmente essere qui con me a condividere la presentazione, come invece di solito facciamo, soprattutto nelle occasioni di presenza, per, diciamo, per motivi contingenti. Come diceva Daniela, vi faccio vedere quello che sarà la mia, diciamo, la scaletta che seguiremo. Riprenderò quello che ha detto Daniela, perché io sono qui. Parlerò dei temi, dei fondamenti giuridici sul tema e quelli che sono i presupposti civilistici e penalistici dell'argomento. E voi mi direte: ma perché l'avvocato lei mi fa questa roba qui? Ecco, io per rispondere a questo vi dico cosa mi ha detto ieri l'altro ieri, il mio parrucchiere. Mi dice: sai, Sara, anch'io prima di pettinare i grandi star, non io, le altre star, ho iniziato piegando i tovaglioli, gli asciugamani per intere giornate, no? Ecco, il senso è questo. Non vi posso parlare del protocollo giuridico, di che cosa comporta, di che cosa sia, dei suoi particolari che lo compongono, se non vi ho fatto prima queste introduzioni che possono essere noiose, ma che portano dimestichezza sul concetto, che non mi occorre che sia trasferito a voi, ma mi occorre che voi ne abbiate sensibilità. Nello stesso modo, quello che diceva la dottoressa Capitanucci, è chiaro che se l'avvocato, anche il più bravo, il miglior avvocato, o penalista, civilista, amministrativista, non ha in mente, non ha una sensibilità sui concetti di natura sociosanitaria che riguardano il giocatore, difficilmente potrà occuparsi di questo tema e lo capiremo poi il perché. Per cui vi chiedo un atto di fiducia nell'ascoltare, nel seguirmi, vi chiedo di partecipare un po' più attivamente facendo le domande se è il caso, anche perché questo riduce il peso del mio intervento, per poi correre verso quelli che sono un po' più materie, diciamo, argomenti più
magari che vi sfiorano più da vicino, quindi quelli che sono i problemi dei familiari, l'amministratore di sostegno nel gioco d'azzardo, e poi le conclusioni, che cos'è questo protocollo giuridico e la valutazione del rischio. È chiaro che io dopo 20 anni che faccio questo tipo di interventi e che mi occupo di gioco d'azzardo, avrei preferito ribaltare, parlare solo dell'ultimo risultato, il protocollo giuridico, la valutazione del rischio, che l'ultimo si intende di 3 anni, dal 2012 10 anni, più insomma, ma non posso perché io so di avere davanti un'aula di neofiti, anche se probabilmente c'è qualcuno che ne sa più di me, di giocatori, di familiari, eccetera. Però il presupposto è questo, quindi chiedo scusa alle persone a cui darò delle informazioni noiose, perché lo sanno già, e mi scuso anche con coloro che non sono, che sono digiuni della materia, e per cui magari questo tema sarà anche vissuto in maniera diciamo problematica. Allora, andiamo direttamente a questa slide qui. Certo che se clicco sul computer sbagliato, qua. Allora, perché non me lo prende? Perché il giurista tra gli operatori di questo tema? Perché parlare degli aspetti giuridici? Perché dal 2003 facciamo parte dell'associazione, ma dal 2002, quando la dottoressa Capitanocci mi ha coinvolto nella trattazione di questo argomento, ci siamo, l'associazione, ma tutte le persone che si occupano, a maggior ragione gli operatori sociosanitari, si sono accorti che l'argomento sociosanitario, prettamente anche quello sociale, richiede necessariamente delle competenze giuridiche, sempre nel limite di cui abbiamo già detto, cioè un giurista che abbia anche una sensibilità verso le tematiche diciamo contrarie. Sempre qui chiedo un atto di fede. Necessita appunto questo intervento, necessita per fornire questi rudimenti giuridici agli operatori che devono affrontare soprattutto il giocatore, ma non solo i familiari, per evitare errori anche grossolani a cui l'esperienza ci ha esposto, per sperimentare quello che sono sul singolo caso gli strumenti d'urgenza per il giocatore e per la famiglia, e per limitare i danni patrimoniali che la dipendenza porta, ovvero prevenire quelli che ancora non si sono verificati. Perché naturalmente la cura, come diceva Anna, dicevano tutti i miei colleghi che mi hanno preceduto in questa formazione a STEP, non è che una persona viene presa in cura e automaticamente smette di giocare, è bravissimo, è adesivo. No, il giocatore potrebbe anche avere dei comportamenti che, per quanto si stia curando, non riesce ad astenersi, e questo vuol dire che si possono produrre anche danni successivi a quelli che invece inizialmente si possono fotografare. Quindi la presenza del giurista, del legale, che sia avvocato che non sia, o che sia solamente un giurista, non è necessario, l'avvocato è anche chi va in tribunale, non è per forza questa la figura, serve su diversi fronti, sia con diversa durata, sia per diverse intensità. E ha naturalmente, come vi ha detto Anna nelle sue presentazioni, un approccio differente, che deve però possibilmente incrociarsi con quello degli altri operatori, con quello degli altri operatori. Tale conclusione io la pongo come dire, ontologica, nel senso che per voi io ho le prove di quello che dico, cioè ho dei numeri, ho i casi, ho gli anni
che mi rassicurano nella bontà di questa affermazione, voi dovete fare naturalmente un atto di fede dicendo ah, sarà così. Se invece avete prove differenti, mi piacerebbe saperlo, perché il confrontare le esperienze è anche un insegnamento per me. In particolare, vi posso dire, questo anche per la recentissima, delle recentissime episodi che mi sono capitati in questo momento, proprio lavorativamente, che erano anni che non, diciamo, non capitavano, forse la recrudescenza di alcune forme di non controllo, no? Che la società attualmente sta vivendo, dicono il lockdown, dicono non lo so quali siano le cause, ma sicuramente anche i fatti di cronaca, no? Ci fanno vedere che le persone sono, non so se avete questa espressione, sono tutti un po' fuori, un po' più fuori del solito. Ecco, io credo che questo sia vero, ed effettivamente posso anche ancora oggi riconcludere con questa vecchissima slide che ho rispolverato, che tutti questi anni di collaborazione e di volontariato nell'associazione mi hanno confermato come il sostegno giuridico e quindi la consulenza alla famiglia sia sempre favorevole, sia sempre cosa buona e giusta. In che senso? Nel senso che i familiari sono molto meno consapevoli del giocatore, ecco, non tanto della dipendenza, ma anche proprio come strumenti. Il giocatore d'azzardo è un soggetto che quando è patologico appunto ha delle doti anche. Ecco, mi è piaciuta la citazione di Anna sulla bugia, perché in molti aspetti li ritrovo. Quindi il sostegno giuridico alla famiglia è sempre favorevole ed è sempre opportuno. Il sostegno giuridico al giocatore può essere sempre opportuno, ma non è sempre necessario, e soprattutto deve essere speso bene, perché può essere anche pericoloso. Quindi, mentre non ci sono controindicazioni a un incontro banalmente tra l'avvocato che sa, che conosce la tematica, e i familiari, per quel che riguarda invece l'avvocato e il soggetto patologico, naturalmente ci sono magari, possono addirittura esserci delle controindicazioni, quindi bisogna giocarsela molto bene. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di diritto. Ma che cos'è il diritto? Io sono sicura che voi lo sappiate meglio di me. Il diritto in realtà è una sovrastruttura, no? È un insieme di regole che una certa società, in un certo momento, in un certo luogo, in una certa epoca, decide di darsi, più o meno semplici, più o meno complesse, più o meno articolate. Diciamo che un ordinamento che ha norme più complesse dovrebbe essere l'ordinamento in grado di rispondere meglio ai bisogni naturali sottostanti e consociati, ma non è sempre detto che sia così. Però diciamo che, senza entrare nella filosofia del diritto, sicuramente l'ordinamento giuridico è un insieme di regole. Questo insieme di regole in particolare è fatto da leggi, da regolamenti e da usi. Le leggi sono in generale tutte le promanazioni del Parlamento, okay? I regolamenti possono essere assunti anche da soggetti diversi dei regolamenti, gli usi sono ciò che ormai la legge riconosce come normanti, ma che non hanno una fonte specifica. Diciamo che il nostro tema di trattazione ha pochissimi, e lo vedremo, leggi che lo disciplinano, e ha una miriade di regolamenti e di norme, normettine, normatelle che invece lo complicano. Ecco. Perché dico il nostro tema? Perché il mio compito è quello di darvi un altro punto di vista, che è quello legale. Quindi non posso non dirvi che alla base di questo argomento, ci sono queste fonti, no? Di diritto, che sono appunto le leggi e i regolamenti.
Poi, facendo un balzo, vi dico anche che, sempre nell'ottica di comprendere che cos'è il nostro ordinamento, sempre nell'ordinamento, cioè in questo insieme di regole che il nostro Stato, l'Italia, la Repubblica Italiana si è data, dalla Costituzione a tutte le altre miriade di norme e fonti del diritto che seguono, si distingue, no, in diritto pubblico e diritto privato, e poi all'interno con delle, come dei cassettini, no? Un po' come quando archiviamo nel computer, quindi insieme a nel grande contenitore ordinamento lo dividiamo diritto pubblico e diritto privato, e poi nel diritto, all'interno di questa duplicazione ancora il diritto penale, il diritto civile, il diritto amministrativo. Questi sono i cassettini che costituiscono il nostro armadio. E a che cosa ci serve fare questa distinzione? Ci serve perché quando vi arriva un giocatore che vi porta una cartella esattoriale non pagata, voi dovete sapere se si tratta di diritto amministrativo, diritto civile o diritto penale, oppure se il giocatore ci riferisce dei comportamenti, che poi magari andremo a vedere, e voi non sapete neanche se state parlando di qualcosa che ha un'attinenza col diritto pubblico, col diritto privato, e se ha attinenza col diritto civile o col diritto penale. E vi assicuro che questa assenza di ABC del diritto, a volte, abbiamo visto, la storia ci ha insegnato, l'esperienza ci ha insegnato, ha cagionato un ulteriore danno. Cioè, se l'operatore che riceve, il giocatore o il familiare non ha minimamente idea di questa cosa, di che cosa stiamo parlando, potrebbe incorrere in quegli equivoci che purtroppo, in cui addirittura incorrono i miei stessi colleghi, a volte, non perché non conoscono la differenza, ma perché trattano male la vicenda, e si creano ulteriori danni. Quindi, da questa mia frase, cosa dovete dedurre? Dovete dedurre che le nozioni che noi diamo e le informazioni o la formazione che diamo serve a dare, vuole tirare tutti gli operatori un pochino nei panni dell'altro, perché riteniamo che questo, che non va a discapito della competenza, della formazione, della serietà, cioè non vogliamo il tuttologo che si allarga, no, ma se abbiamo noi una visione di come le cose lo vede, come la stessa cosa sia vista dall'altro operatore, non socio-sanitario, come nel nostro caso, per esempio, ci possiamo poi sedere a un tavolo e assumere migliori decisioni per il giocatore. Avrete sentito prima, io scherzavo con Anna, su come ci siano esigenze diverse nel tutelare sotto il profilo giuridico, nel tutelare sotto profilo sociosanitario che vi esponeva lei, lo stesso individuo, e delle risposte diverse. Per capire il mio punto di vista, che non è solo il mio, ma di tutti gli operatori giuridici che si occupano dell'argomento, necessita che voi abbiate chiaro. Quando parliamo vediamo, quando parliamo di sì, dell'acquisto di una macchina, parliamo in linea di massima di un diritto privato di scambiarci attraverso il pagamento del prezzo il costo del bene e consegnare il bene. Sì, ma c'è anche un aspetto pubblico, che è quello della trascrizione al PRA, che poi è l'ACI. Quindi ci sono tanti aspetti in violazione delle quali lo stesso comportamento può venire in risalto, e che nel caso del giocatore, poi lo capirete, provoca laddove non ci sia questa attenzione, questa sensibilità particolare, grave situazione. In tutti gli argomenti che trattiamo, in tutti i settori, scusate, che trattiamo, cioè in quello civile, in quello penale, in quello amministrativo, la condotta importante che deve venire in considerazione, deve avere tre elementi fondamentali, e lo capirete dopo perché vi sto dicendo questo, fate sempre un atto di fede.
In qualsiasi comportamento noi dobbiamo valutare l'elemento oggettivo, cioè l'atto giuridico che è la condotta che l'individuo pone in essere, il non pagare la tassa automobilistica, per esempio il giocatore arriva e non l'ha pagata, l'elemento soggettivo, cioè con che cuore ha fatto, con che intenzione ha fatto, con che possibilità psicologica ha fatto questo comportamento, e quindi l'elemento soggettivo che riguarda questa stessa condotta, è il nesso di causalità, cioè il rapporto che tra l'effetto del comportamento dell'individuo c'è e il danno eventualmente provocato. Questi tre elementi che devono ricorrere sempre quando si va ad analizzare il comportamento, fate conto che io vi sto raccontando del comportamento potenzialmente riferito ad azioni commesse dal giocatore, non è che vale per qualsiasi argomento, è un concetto generale, ma se ve lo sto dicendo vi servirà per capire quello che vorrei avere il tempo di dirvi dopo. E anche questo mettetelo nel cassetto, perché dopo, quando andremo a parlare di che cosa si fa per il giocatore, vi tornerà, questi concetti vi possono tornare utili. Magari lo faremo solo un po', come dire, di sviego, ma potremmo magari, se il tempo ce lo consente, toccare e ritornare su questo concetto. Quindi, voi dovete tenere presente che tutto quello che vi ho detto, ve l'ho detto perché vi arriveranno giocatori che porteranno condotte e voi siete i primi, tutti gli operatori sanitari sono i primi a cui il giocatore, ma anche il familiare, per chi ha lo sportello, il servizio per i familiari, vi porta dei comportamenti che apparentemente possono avere un solo aspetto di rilevanza, ma in realtà potrebbero, ne racchiudono contemporaneamente anche altri. E quindi, quando l'operatore che ha sviluppato una certa sensibilità, ha una certa formazione, ecco perché AND fa la formazione anche, diciamo, proponendo questo aspetto legale, avete non la risposta da dare, ma un campanello che si accende per eventualmente chiedere, fare la domanda giusta e individuare la persona giusta al quale fare la domanda per tutelare il giocatore. Perché? Perché un medesimo comportamento può nello stesso momento costituire reati, creare motivi di obbligazione risarcitori, oppure essere rilevante sotto il profilo amministrativo, pensate al mancato versamento dell'IVA, quanti giocatori liberi professionisti non versano l'IVA? Bisogna sapere, è solo un problema fiscale? Può costituire un problema civilistico? È un problema, costituisce un reato? Magari voi lo sapete tutti meglio di me e avete la risposta, ma io credo che non siate voi a dover dare questa risposta, quanto più potreste essere voi a sollecitare nel giocatore o nel familiare la curiosità di fare questa domanda alla persona giusta, che è il legale, perché normalmente c'è una diffidenza o quantomeno non si pensa al legale come figura necessaria, opportuna o comunque significativa nel percorso di cui stiamo parlando. Giustamente, se il giocatore sta male, quello che si va a cercare immediatamente è di stabilizzarlo, di dargli un conforto, che non si suicidi, perché purtroppo questa è un'opzione che abbiamo già visto ed è giusto che sia così, però a volte anche per poco tempo, per un ritardo o perché non si è pensato, si perde l'occasione di dare al giocatore, alla sua famiglia, un sostegno ulteriore e necessario e che col senno di poi sarebbe stato preventivo, che è quello del legale che si occupa e che analizza queste cose. Mettetela lì, atto di fede. Perché mi sta dicendo queste cose? Secondo me, se sono riuscita a darvi un po' di
ad appassionarmi, alla fine di questa presentazione capirete perché vi sto facendo questo preambolo, ecco, così un po' lungo. Ecco, naturalmente quando si parla di aspetti penali, lo dico, no? Legati al gioco d'azzardo si va a pensare al gioco illecito, ma non è questo ciò di cui noi andiamo a parlare. È una serie di cose molto semplici che potremmo avere occasione di incontrare nella presa in carico del nostro giocatore. Ma allora, visto che io vi ho parlato delle fonti del diritto, ma allora sto gioco d'azzardo, cosa mi dice il nostro ordinamento su questo tema? Il nostro ordinamento su questo tema, in realtà, come vi ho detto, presenta 5 norme derivanti dal codice penale, 2 dal codice civile e tutto il resto sfrantumato. Cosa dicono queste norme? Allora, il concetto di gioco d'azzardo, con mia grande sorpresa quando nel 2002 iniziai ad occuparmi della cosa, una sorpresa nel senso che se non vai a vedere da operatore del diritto non ti viene spontaneo, no? Ecco, quando dici ma gioco d'azzardo, andiamo a vedere sul codice civile, no? Gioco d'azzardo, anzi, gioco scommè. Il gioco d'azzardo è definito in sede penale, ce lo dice l'articolo 718 e ci dice che non si può, che è vietato, che è illegale. Il principio generale è che quell'ordinamento, cioè quell'insieme di regole di cui vi ho parlato prima, parla del gioco d'azzardo in maniera, diciamo, originaria nel codice penale. Ed è strano, vi assicuro, è strano, perché non è così che si fa. Un tema così doveva essere affrontato in un altro modo, no? Che per chi è un giurista. Anche i miei colleghi rimangono sorpresi quando lo dico, quindi a voi dirà poco, ma vi assicuro che è importante. Il gioco d'azzardo viene definito, che la definizione sia contenuta nel codice penale, significa che il comportamento già dal legislatore del 1930 veniva percepito come qualcosa di problematico. Quindi, che poi negli anni nessuno l'abbia mai, adesso c'è dovuta intervenire tutto l'aspetto soprattutto sanitario che si occupa di questo argomento, oppure quello criminale nel senso del gioco d'azzardo, della gioco d'azzardo illecito, no? Ma in realtà non è proprio così. Il legislatore ha percepito la pericolosità di questo comportamento e infatti lo ha inserito tra i comportamenti generalmente non possibili e quindi anzi illegali, non solo illeciti ma addirittura illegali, quindi non solo illecito perché può dare origine a un risarcimento, ecco perché dicevo la parola, no? Ecco, ma addirittura illegale, cioè contrario alla legge, quindi punibile sotto un profilo penalistico, no? Perché? Proprio perché si considera che questo comportamento sia così importante da avere una rilevanza di diritto pubblico. Ok? Perché prima vi dicevo, fatevi cassettini, se no non capite quello che vi sto dicendo. E questo perché? Perché chi ha pensato di normare, quindi chi ha dato questo insieme di norme, naturalmente stiamo parlando di un codice che è precedente alla Repubblica Italiana, ma che poi è stato, cioè è confermato, è rimasto vigente, non è stato modificato nei singoli articoli, ma la legge che ha promanato e che ha, diciamo, reso vigente il codice penale è la stessa, cioè nel 1930, se non ricordo male, il codice Rocco. E si riteneva che questo comportamento, cioè l'adesione all'offerta di gioco d'azzardo, costituisca un vizio. Questo lo leggo, mi piace perché proprio sulle parole dei lavori preparatori alla norma, rafforza la cupidigia della persona al lavoro, tanto che l'esigenza ludica diffusa nel sociale deve essere esercitata sotto il controllo dello Stato. Quindi non è che chi ha fatto la norma non sapesse, sapeva benissimo
che stava parlando esattamente come un'arma da fuoco. Poi è chiaro che uno può anche usare un coltello e fare anche più danni di un'arma, va bene, però l'arma da fuoco potenzialmente più pericolosa del coltello. Ecco, quindi il gioco d'azzardo nasce come qualcosa di sospetto, di pericoloso, ma non sospetto e pericoloso per il singolo giocatore, è talmente sospetto e talmente pericoloso che è sospetto e pericoloso per l'intera società, che non può non ammetterla come condotta, perché c'è il gioco sociale, ma che deve avere due occhi aperti così, perché è possibile che determini situazioni, come dire, di pericolosità di massa, cioè sulla società. L'articolo, sì, scusate, ho sbagliato, ho anticipato l'articolo che definisce cos'è il gioco d'azzardo, l'articolo 721, addirittura tre articoli dopo quello che vi ho detto. Anche qui è una scelta molto significativa, no, nel produrre la norma. Che cos'è il gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo ha due elementi, l'ha detto anche Anna, quindi lo dico: il fine di lucro, la vincita in denaro, e l'alea, cioè l'esito della puntata deve dipendere quasi interamente dalla fortuna, per nulla quasi incentivando l'abilità del giocatore. Allora, se fossimo in un'aula non virtuale, vi chiederei di riflettere su questa definizione e dirmi se, per esempio, il biliardo possa essere inserito tra i giochi d'azzardo. Se qualcuno ha voglia di rispondermi. Oh, no, perché no? Qualcuno vuole prendere? A mio avviso sì. Cristina Volpe, dici perché? Manca l'alea, dicono. Cristina Volpe, metti, se accendi il... Ciao. Sai che non ti sento, aspetta Cristina, non ti sento. Mi sente? Adesso sì. Dicevo, a mio avviso sì, perché in realtà all'inizio si parte come un semplice gioco, però almeno per quel poco che io ho visto, anche su... lì si tende a fare comunque delle scommesse e quindi indirettamente potrebbe apportare anche a diventare un gioco d'azzardo. Allora, i tuoi colleghi, qualcuno si è spinto, Claudia dice perché non implicate le abilità che invece il gioco d'azzardo toglie. Maria Antonia Mauri dice: ma lo può diventare. Ecco, il concetto, Cristina, è proprio quello che stiamo dicendo. Il fatto che, cioè, ti dà in qualche modo ragione. Il biliardo richiede delle abilità. Quindi l'esito della partita non dipende totalmente o quasi totalmente dall'alea. Conseguentemente non può rientrare all'interno di questa definizione, non può costituire gioco d'azzardo. Poi che gli individui decidano di scommettere sull'esito della partita li toglie soprattutto se partecipanti o se non partecipanti, diventa gioco d'azzardo, anzi scommessa, il comportamento di puntare su dei soggetti che stanno facendo un'attività nella quale invece l'abilità incide, giusto? Perché se io non so chi è più bravo, oppure se io credo di sapere chi è più bravo, scommetto un evento. È l'evento. Quindi mi scusi se mi intrometto, indirettamente è anche simile, possiamo definire le corse di auto. Le corse, chi partecipa fisicamente a una corsa, ad una competizione sportiva o al gioco del biliardo, al tiro delle rette, non sta facendo gioco d'azzardo e neanche scommessa, perché noi poi abbiamo dentro la parola, dentro i termini il termine concetto gioco d'azzardo, sussumiamo anche il concetto di scommessa, che giuridicamente non è la stessa cosa.
Ma naturalmente quando parliamo a voi, che stiamo parlando di dipendenza, tutto sommato, che sia il gioco d'azzardo puro, che sia la scommessa, non è che vi interessano gli esiti, però voi dovete sapere che c'è una diversità. Il gioco d'azzardo è quello in cui proprio non, l'abilità dell'individuo non può influire sull'esito, ok? Altro è invece scommettere sul comportamento di qualcun altro, è una scommessa. Okay. E questo invece ha gli stessi effetti del giocatore d'azzardo che si mette davanti alla macchinetta e ci punta i soldi, e butta dentro i soldi. Che i comportamenti abbiano lo stesso effetto, ma dobbiamo distinguerli. Ai sensi del 721, che è l'unica norma che ci definisce il concetto di gioco d'azzardo e poi di scommessa, devono esserci questi due elementi. La puntata deve essere in denaro, e anche la vincita, e l'esito deve completamente dipendere dall'alea, incidendo quasi per nulla l'abilità del giocatore. Ok? Capite che voi, operatori che andate a parlare di gioco d'azzardo, questo concetto dovete averlo presente, ed è un concetto giuridico e non sociosanitario. Non so se potete immaginare. È talmente... fatemi qualche altro esempio, dai, o di gioco d'azzardo o di gioco non d'azzardo. Grazie Cristina, grazie per il tuo e anche grazie a tutti gli altri. Dai, vediamo. Naturalmente le freccette, il biliardo, quando vengano svolti all'interno di un luogo aperto al pubblico, quindi che non siano nello scantinato, nella taverna di casa, ma quando siano aperti al pubblico, richiede un'autorizzazione amministrativa per poter essere svolti. Per cui quando voi entrate in un locale che ha anche i tavoli verdi del biliardo, sicuramente troverete esposto l'estratto del Tulips con i giochi autorizzati. Ma non fatevi trarre in inganno. Il fatto che una certa attività sia soggetta alla stessa autorizzazione di cui al TULPS, che è lo strumento col quale si autorizzano il testo di pubblica sicurezza, naturalmente questo non vuol dire che siano l'uno e l'altro paragonabili. Per poter essere gioco d'azzardo dobbiamo avere quei due elementi lì. Velocissimamente non vi chiedo di capire, ma ve lo dico solo per così, per vostra curiosità. Il codice civile parla di gioco d'azzardo e di scommessa in termini di contrattualistici solo per dirci delle informazioni di cui non vi parlo perché non avremmo il tempo, solo in questo articolo 1933 ci racconta come il tipo di obbligazione derivante dalla conclusione di un rapporto di gioco d'azzardo non sia così tutelato come qualsiasi altro contratto si vada a contrarre tra le parti. E qui vi do, ma senza nessuna volontà di completezza, a meno che qualcuno poi abbia qualche domanda da fare. Ecco, per capirci che cos'è il gioco d'azzardo, vi voglio fare una domanda sulla prostituzione. Voi sapete che in Italia la prostituzione non è vietata, no? Lo sapete? Qualcuno mi dica? Sapete, oh, Anna, lo sai, no? Sapete che la prostituzione non è vietata? Allora, se lo sapete bene, se non lo sapete ve lo dico io, la prostituzione non è vietata. È vietato esercitare la prostituzione in luogo pubblico ed è vietato sfruttarla. Ma se una prostituta esegue una prestazione e poi il cliente non la paga, secondo voi la prostituta può andare da un avvocato e chiedere il pagamento? Ma c'è ancora qualcuno? Sono morti tutti? No, ci siamo. No, Ilaria Freccette, poverini, sono rimasti alla tavola. Corse da cavallo, giochi che viene la competenza, per versione ovviamente della slot,
Lotteria, sono affidati alla fortuna. La prostituta non viene pagata. No, dico, se la certo che la prostituta, la definizione di prostituzione è proprio eseguire prestazioni di tipo sessuale a fronte di denaro, questa è la definizione. Ma cosa succede se la prostituta non ottiene spontaneamente dal cliente il pagamento? Potrà andare da un avvocato e chiedere di essere pagata? Ve lo dico io, no, non può, non può. È lo stesso motivo per cui, ciao Roberta. Anche Claudia ha scritto di seguito, no? Non viene Ah, ok. pagata e non si può rifare. Ah, non si può rifare. Ok, perfetto, perfetto, giusto. Non si può rifare. Brava, brava Claudia. Vedo che ho detto che c'è qualcuno che è anche più preparata. Quindi la prostituta non può andare dall'avvocato e chiedere il pagamento. Stesso motivo per cui la prostituta non può pagare le tasse. Cioè, questa è un'assurdità nostra. La prostituta non può chiedere la partita IVA e pagare le tasse sui corrispettivi. Ecco. Perché alla base del rapporto, siccome appunto in teoria è vietato andarci dalla prostituta, perché chi va con le prostitute è considerato no, non mi dire, comunque vabbè, non entriamo nel merito, se no ci mettiamo. Quindi alla base di certi rapporti che si concludono all'interno della socialità che noi svolgiamo normalmente, ci sono delle prestazioni che si chiamano naturali. Le obbligazioni naturali sono quelle alla quale, scusate, mi sono tagliata un pezzo, sono persa un pezzo. Se però il cliente della prostituta paga la prostituta, secondo voi può chiedere di essere rimborsato? Ve lo dico io, no, non può essere rimborsato. Ecco, la stessa identica cosa disciplina il rapporto del gioco d'azzardo. Quindi il giocatore che contragga un debito per giocare, non ha, se paga, non può chiedere indietro questa somma che ha dato, e se non paga, non può essere perseguito giudizialmente attraverso i nostri tribunali per ottenere il pagamento. Cioè perché chi gli ha fatto credito possa essere obbligato, cioè possa ottenere tutela e ottenere questo pagamento. Il giocatore che va e dice fammi credito, io punto 1.000 euro su questo cavallo, ma non paga, ok? Glielo può anche scrivere, ti devo 1.000 euro come puntata su quel cavallo, o per giocare, boh, in altro modo. Non può la persona poi utilizzare questa promessa di pagamento, andare dall'avvocato e farsi pagare, okay? Per avere il pagamento del giocatore. Quindi, sotto il profilo civilistico, il contratto sottostante il gioco d'azzardo non è considerato meritevole di tutela, alla stessa stregua della prostituzione, che dove non sia vietata, comunque non fornisce alle parti di questa relazione contrattuale, negoziale, non contrattuale, ma negoziale, gli strumenti di tutela che invece il nostro ordinamento ritiene particolarmente giusti e corretti nel caso di tutti gli altri, di tutte le altre, conclusioni negoziali. Per cui, grazie Ilenia, Giannetta di averci fatto compagnia fino adesso. Per cui, a fronte, come vi ho già detto, a fronte di una scarna presenza giuridica, normativa di questi argomenti nel penale, ve l'ho detto, nel civile, ve l'ho detto che sono casi particolarissimi. Apparentemente, quando andiamo a cercare nelle fonti del diritto su questo tema, troviamo proprio pochissime cose. Poi, però, andiamo a vedere, perché è vero che il gioco d'azzardo è illecito se non autorizzato, naturalmente dove proliferano le norme, è proprio lì, in tutta la materia autorizzativa e autorizzatoria nel quale abbiamo infinite fonti del diritto, addirittura precedenti alla Repubblica, come quelle che autorizzano i casinò,
e quindi naturalmente la nostra materia si complica e diventa particolarmente, come dire, complessa, ma insomma difficile anche da ricostruire. Da qui noi ci siamo sempre fatti un po' portatori, anche se anche qua è un argomento un po' difficile, dell'idea di dover creare anche qui un testo unico, qualcosa. Ma su questo argomento non entrerei, ecco, anche perché le normative sul gioco d'azzardo cambiano addirittura da mese in mese, poi si fanno i regolamenti che tentano di normare l'accesso al gioco, ma che naturalmente a voi in questa sede non deve interessare. Mi fermo? Va bene, quindi facciamo un primo stop nella registrazione.